Io e il pennuto stavamo parlando di te, Jack. Onin è molto orgogliosa di ciò che hai fatto. Che cosa ho fatto? Non conta ciò che hai fatto, che farai, è già scritto. Vuoi smetterla con questi ritornelli funebri? Fai venire i brividi. Onin dice che devi assolutamente trovare la tomba di Mar. Proprio ora anche il barone Praxis cerca la tomba, ma solo il vero erede di Mar potrà aprire il sigillo della tomba. Noi pensiamo che il bambino sia la chiave di tutto. Le profezie dicono che il vero erede di Mar dovrà affrontare l'oracolo. Lui solo potrà superare le prove di passaggio. Lui solo dovrà utilizzare la pietra del precursor, rilasciando così. Ma insomma, vecchia facile, piantala! Smettila di tirar fuori pompose storielle mistiche! Sai che poi mi stanco a raccontarle! Perché la tomba di Mar è così importante? Perché si dice che la favolosa pietra del precursor sia dentro quella tomba, stupido! Io ho aggiunto stupido! La pietra del precursor contiene moltissima energia eco. Può essere utilizzata per fare del bene oppure, volendo, anche del male. Adoro quando si arriva a questa parte della storia. Quindi è evidente che il barone vuole per sé la pietra del precursor per dominare il mondo, ma sta giocando con forze troppo potenti che non comprende. Ho capito, Pecker. Come faccio a prendere questa pietra del precursor? Prima di tutto vai allo scavo e trova il totem dei nascosti. Io e Onin abbiamo appreso che un pezzo del sigillo di Mar si trova esattamente all'interno di un antico intaglio. Quindi devi trovare i tre pezzi del sigillo per aprire il portale di Mar nel canyon. Fornire la descrizione dei sospetti. Ricerca sospetti in corso. Pattugliamento settore 9. Parla il vostro barone. Tutto è ancora... Ricerca sospetti. Attenzione, cittadini. Parla il vostro barone. Siamo in marcia.
Thank you.
Scusa, Jack. Aspetta un momento. Penso che questa volta tocchi a te andare a prenderlo. Sta attento, è pericoloso! Non farti male! Sembra una maledizione, non trovi?